Per la decima giornata di campionato, la capolista macertese torna al comunale di Chiaravalle per affrontare nuovamente la Biagio-Nazzaro. Rossoblu, che in settimana nel turno di Coppa hanno battuto con un secco 2-0 proprio la squadra di mister Di Fabio. Il primo sussulto dell'incontro cade al minuto 18, sforbiciata di Tonici, fuori bersaglio. 22esimo, azione della macertese con Pier Gallini e Cacciatore in area, alla fine il tiro di Rosi che, complice una deviazione, termina alto. 25esimo, azione della Biagio-Nazzaro, si libera il tiro l'ex Ramadori, palla di molto fuori. Squadre ben ordinate in campo, è difficile per i reparti avanzati trovare i varchi giusti. La prossima azione, degna di nota, infatti cade al minuto 46, azione insistita di Pier Gallini sulla destra, penetra in area, serie di rimpalli, sfera che perviene a Carboni, raso terra a lato. Archiviamo un primo tempo sullo 0-0 che non ha regalato particolari emozioni e con le immagini passiamo alla ripresa. Quinto minuto, diagonale di Cacciatore, sfera di poco a lato della porta difesa da Baccaglia. Biagio-Nazzaro pericolosa al 24esimo, punizione di Ramadori che fa spiovere una palla in area, assist di testa per Di Girolimini per Tonici che sotto rete fallisce il gol spedendo alto. 32esimo, azione sulla destra di Pier Gallini, cross in area, esce male Baccaglia, porta pressoché sguarnita, Cacciatore realizza la rete del vantaggio della maceratese. Accusa il colpo la Biagio-Nazzaro al 37esimo, occasione d'oro per De Marco lanciato a rete, il numero 18 della maceratese solo davanti al portiere si fa respingere la conclusione. Biagio-Nazzaro che torna a farsi viva soltanto al minuto 43 della ripresa, conclusione di Donzelli, debole, blocca Carfagna. Finisce 1-0 per la maceratese, decide il gol di Cacciatore.